i motori in una delle spiagge più conosciute del nostro paese per un evento a stelle e strisce, ma completamente made in Italy. Una leggenda, il Tempio dei Motori in America, Daytona Beach. Un mito risalente al lontanissimo 21 giugno del 1937, giorno in cui venne organizzata la prima gara sul famoso circuito. E sempre più, anche in Italia, si sente l'esigenza di voler ricreare le grandi emozioni di correre sulla sabbia. E in questa puntata oggi i nostri principali protagonisti non saranno le moto, bensì agguerritissimi e performanti fuoristrada. Benvenuti a una festa irresistibile, la Daytona Beach di Jesolo. Nella spiaggia del Faro di Jesolo si svolge la seconda edizione della Daytona Beach con l'esibizione di auto fuoristrada in due manche di inseguimento all'interno di un circuito in cui sono state create varie difficoltà con la sabbia. La manifestazione prevede inoltre spettacoli di freestyle con quad e moto, mostra di auto e fuoristrada americane e l'opportunità rivolta a tutti gli appassionati di off-road di poter esibire i propri veicoli sulla spiaggia. L'evento è organizzato dall'associazione The Bad Brothers, squadrone avvoltoi, con il patrocinio del comune di Jesolo. Io sono il boss del Dakota Biker, mentre il boss qua dei fuoristrada, in questo caso della spiaggia, diciamo, è il nostro grande amico Bergamo Adriano. Adriano dell'associazione Bad Brothers, squadrone avvoltoi. Detto Matley. Adriano, come nasce questa avventura? Come si è formato il vostro gruppo? Con le passioni, con i sogni. Diciamo che è un'avventura proprio. Cominciata per avventura, cominciata un po' per, come si può dire, sembrava quasi una sfida. Certo, anche perché diciamolo, non è facile vedere degli eventi del genere sulle spiagge nostre, del nostro paese. Quali sono state le principali difficoltà organizzative? Non è che ci siano molte, è che accumulare tanti permessi è difficile, tante autorizzazioni. E allora, già che ci siamo, ringraziamo tutti i nostri commissari dislocati in tutto il percorso. Chi vuole correre oggi sulla sabbia deve pagare una quota partecipativa, diciamo. Sì, ci sono due piste, una hard e una soft. L'hard sono 23 tesserati, corrono solo loro, oppure è stata fatta una pista soft che possono fare l'abbonamento mezza giornata oppure anche giornaliero e può partecipare chiunque.
Samuele, oggi ci hai fatto vedere grandissimi numeri. Io vi ho visto tante volte, ragazzi, in giro col freestyle, però è la prima volta che ho potuto godermelo sulla sabbia. Com'è andata? Sulla sabbia c'è molto lavoro da fare per riuscire a saltare bene. Durante il salto si va bene, la fatica maggiore è tornare indietro perché è difficilissimo. Il mare è bello, il sole è bellissimo, la sabbia crea sempre un po' di problemi. Il vento non aiuta ovviamente, ho rischiato più di qualche trick di atterrare senza una mano, però il calore del pubblico e la location in cui ci troviamo... Ripaga di tutto! Assolutamente, si stringe i denti e si salta comunque. E poi c'è la pista professionisti appunto di quad e moto che l'abbiamo data in gestione alla Getimmagine. Andrea, altro personaggio dello squadrone avvoltoi. Andrea, senti, ma siete cattivi veramente o vi sentite cattivi solo quando siete in sella a quei bestioni? No, noi siamo cattivi fino all'osso, tanto è vero che abbiamo appena fuso il motore di un H1 dentro il mare. Però, cattivi dentro. Cattivi dentro, nessun limite. Lord Arthur, il soggia tutto italiano del grandissimo wrestler di tutti i tempi, Hulk Hogan. Be a part of history as Hulk Hogan makes his TNA wrestling debut. Quanto ti senti, dottor Arthur e Mr. Hogan? Abbastanza, spesso e volentieri vado dall'altra parte. Purtroppo questo muro si riesce ad infrangere spesso e volentieri. Mi piace tutto ciò che è cultura americana. La mano chi tra i driver a trazione integrale non ha sognato almeno una volta di avventurarsi nelle sconfinate distese di un deserto. La sabbia infatti è uno degli scenari naturali prediletti da questa tipologia di mezzi e oggi, anche se dobbiamo accontentarci della sabbia di una spiaggia di mare, vi daremo dei consigli che non sono assolutamente da prendere alla leggera. Premesso che anche sulla sabbia, come in molte altre situazioni, è preferibile adottare una guida tranquilla, priva di brusca accelerazione, frenate improvvise e violente sterzate, il parametro fondamentale è rappresentato dalla velocità di galleggiamento.